Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi video incredibile perché le cripto stanno davvero probabilmente ritornando ad una bull run. Bitcoin, infatti, come abbiamo visto negli ultimi giorni, ha superato abbondantemente i 30.000 dollari, che era un livello psicologico che non ci si aspettava di superare così presto. Ethereum, allo stesso modo, è andato a superare i 2.100 dollari. Vedremo insieme quali sono le analisi e quali motivi che hanno portato al superamento di questi importanti record e vedremo insieme quali sono le prospettive per il prossimo futuro. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati. Pertanto, l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ricordo inoltre che non sono un consulente finanziario e questi video sono realizzati puramente a scopo educativo, pertanto non rappresentano alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. Ma iniziamo immediatamente, ragazzi, e cerchiamo di capire esattamente cosa sta succedendo in questo momento nel mondo delle criptovalute, proprio perché da questo dipende ciò che potrebbe avvenire nel prossimo periodo. Innanzitutto, ragazzi, c'è da dire, come vedete in questo grafico, che ricalca il prezzo di Bitcoin rispetto ai precedenti cicli di halving, che Bitcoin sta seguendo la stessa traiettoria. Infatti, come dimostrano gli ultimi parametri di prezzo, Bitcoin sta continuando a rispettare la sua tabella di marcia dei cicli di halving in linea con quanto successe nel 2013 e nel 2017. Infatti, secondo gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, la price action del Bitcoin sarebbe in marcia per siglare nuovi massimi storici nel 2024 o tutt'al più all'inizio del 2025. Infatti, una serie di parametri che sono stati utilizzati dalla società di analisi Glassnode, che ha pubblicato in data 11 aprile 2023, ti danno un'indicazione rispetto al fatto che il prossimo ciclo di halving di Bitcoin si sta ripetendo, ricalcando esattamente i precedenti, e quindi questo significa che potremo ben presto arrivare a un nuovo massimo storico. Infatti, con la coppia Bitcoin-dollaro in rialzo di oltre il 70% nell'anno 2023, che ragazzi è un qualcosa di incredibile, è ben lontano dai minimi di 15.600 dollari raggiunti a novembre 2022, gli analisti stanno in questo momento già valutando il ruolo del prossimo halving che va a dimezzare le ricompense dei blocchi minati dai miners. Previsto per ridurre quindi la quantità di Bitcoin coniata, questo halving porterà le ricompense dei miner da 6,25 Bitcoin a 3,125 Bitcoin. E infatti l'imminente halving rappresenta inoltre una diminuzione delle emissioni di nuovi Bitcoin esattamente come tutte le precedenti. Stanno aumentando quindi le aspettative sull'impatto che avrà sull'andamento dei prezzi di Bitcoin l'ultimo halving che dovrebbe avvenire all'incirca nel primo trimestre del 2024. Un'analisi dei dati che sono stati condotti da Glassnode, che è una notissima società di analisi per quanto riguarda il settore cripto, sottolinea la somiglianza dell'attuale ciclo di halving con quelli precedenti. Come potete vedere infatti a video, ragazzi, nonostante i guadagni relativamente modesti in termini percentuali, Bitcoin è ora in trend fortemente rialzista, dopo ciò che appare sempre di più come un bottom del bear market in livello dei 15.600 dollari raggiunti a novembre 2022. Come potete vedere in questo video, quindi in questo grafico, ragazzi, mettiamo a confronto tutti gli halving che praticamente vanno con linea arancione, primo halving, linea rossa, secondo halving, linea blu, terzo halving, linea verde, quarto halving. Come potete vedere, ragazzi, anche in questo caso siamo di fronte a un qualcosa di davvero incredibile, proprio perché è vero che si stanno abbassando sempre di più queste curve, ma è anche vero che con l'adozione di massa non ci si potrà più aspettare guadagni da 100 per nell'arco di un anno o più.
In questo momento, ovviamente, i guadagni sono più contenuti, ma comunque di tutto rispetto è molto più alti rispetto a qualsiasi altra asset class. Se andiamo ad approfondire di più nel dettaglio ciò che sta avvenendo, ragazzi, dall'ultimo massimo storico, il monitoraggio della price action colloca inoltre questo ciclo nel contesto storico degli halving in generale. Infatti, come potete vedere in quest'altro grafico che ci va a dare quello che è il ciclo. Il valore del Bitcoin, la performance del prezzo, quantomeno dall'ultimo all-time high, quindi rispetto all'ultimo massimo storico raggiunto, possiamo vedere che la linea verde è in realtà molto vicina, se non addirittura superiore, ai due halving precedenti, ovvero quelli con la linea rossa e con la linea blu. Guardate poi cosa è successo da questo punto in poi. Sia l'halving con la linea blu che il terzo halving che quello con la linea rossa sono andati in realtà a crescere in maniera esponenziale, il che significa che probabilmente da questo momento in poi, stando ai dati e stando a quello che ci dicono le serie storiche di dati, il prezzo dovrebbe iniziare a salire gradualmente. Ma quindi, ragazzi, cosa possiamo dire in più su questa cosa? Sicuramente nel frattempo, in un'analisi che è stata condotta alla fine del mese di marzo 2023 e che è stata pubblicata pochi giorni fa, la risorsa tecnica Econometrics ha offerto ulteriori indicazioni sulla performance recente che dobbiamo assolutamente andare ad analizzare. L'analisi, infatti, concorda sul fatto che siano attesi nuovi massimi storici, a meno che una recessione macroeconomica non stravolga completamente l'intera umanità. La quotazione di Bitcoin, infatti, suggerisce che si sia formato un minimo, ma con un'imminente recessione globale è prematuro fare ipotesi. Quindi l'incertezza economica aumenterà sicuramente la domanda di beni rifugio. Ma Bitcoin, ed è questa la domanda a cui rispondere, è ancora considerato un bene rifugio o viene ancora, o sarà ancora considerato un asset di rischio per i prossimi anni e quindi subirà il contraccolpo di un'eventuale recessione? Sicuramente a questa domanda possiamo rispondere andando a fare analisi più approfondite sul settore azionario e sulle azioni, proprio perché in quegli altri video, ragazzi, che vi invito a seguire, tratto sempre comunque contesti economici e macroeconomici che ci fanno capire tutto ciò che può succedere. Ma torniamo a noi. Qual è la destinazione per quanto riguarda Bitcoin con il prossimo halving? Sicuramente una previsione molto interessante sono i 180.000 dollari come massimo storico del prossimo ciclo. Come infatti viene riportato da diversi analisti, durante l'ultimo bear market, la convinzione che il ciclo di halving del 2024 proseguirà il periodo positivo è rimasta molto solida. Un analista, che è Philip Philp, che è il cofondatore della suite di trading Decent Trader, ha recentemente ribadito la sua ipotesi che il prossimo ciclo di dimezzamento di Bitcoin raggiungerà il massimo storico nel 2025, con un prezzo della principale criptovaluta di circa 180.000 dollari. Inoltre, ha evidenziato che con il passare del tempo i guadagni del prezzo di Bitcoin subiranno un effetto tapering, ovvero guadagni più ridotti in termini percentuali ad ogni ciclo. Come potete vedere, infatti, in quest'altro grafico, ragazzi, andiamo a tracciare, in questo caso con la linea arancione-rossa, la performance del Bitcoin dell'ultimo halving in riferimento a quello che è stato il penultimo. Se andiamo ulteriormente ad approfondire, ragazzi, possiamo vedere come negli ultimi giorni Bitcoin abbia avuto una performance davvero interessante, proprio perché è andata a superare addirittura i 31.000 dollari nel momento in cui sto registrando questo video. Magari quando lo vedrete, probabilmente potrebbe aver superato ancora questi livelli o aver ritracciato leggermente. Comunque, nel momento in cui ci troviamo, siamo oltre i 30.000 dollari Aspetta comunque un'ulteriore continuazione di questo trend rialzista. Come potete vedere in questo grafico, siamo ulteriormente in fase rialzista. Inoltre, qui ci sono gli obiettivi di prezzo che sono andati ad essere tracciati da alcuni analisti molto molto importanti e che ci fanno capire che probabilmente la prossima resistenza si colloca all'incirca intorno ai 31.700 dollari e dovrebbe essere rotta probabilmente
probabilmente, stando a ciò che Bitcoin fa nelle sue serie storiche, con due movimenti, uno in cui ci si scontrerà su questa resistenza e un altro nel quale si romperà questa resistenza e si andrà dritti verso livelli più alti che puntano verso i 35.000 dollari. Altra cosa molto importante è che un livello, che in questo caso è stato evidenziato con una calamita, ragazzi, ti dice che Bitcoin potrebbe essere attirato molto velocemente verso il livello dei 32.300 dollari, che rappresenta un livello molto importante in quanto supporto e resistenza in diversi momenti precedenti del ciclo di mercato. Per quanto riguarda Ethereum, ragazzi, invece, volevo fare un approfondimento molto rapido, proprio perché grazie all'aggiornamento Shanghai che c'è stato sulla rete Ethereum, il prezzo della seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato è andato a rompere in maniera decisa i 2.000 dollari, raggiungendo un massimo di 2.130 dollari, che è il livello più alto dal maggio 2022. Non sorprende quindi che le reazioni della community siano state di grande entusiasmo per la forza complessiva dimostrata dal mercato delle criptovalute. Chiaramente, insieme a Ethereum, è andato a salire tutto il mondo delle altcoin, con Ripple, Cardano, che hanno fatto davvero dei guadagni molto molto interessanti, ma che magari approfondiremo in un'altra video. Se vi interessa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ciò che c'è da dire, ragazzi, è che ovviamente questa ondata di entusiasmo non ci deve far perdere di vista l'obiettivo, ovvero non entriamo assolutamente in FOMO comprando a questi livelli, proprio perché potremmo anche andare a vedere dei ritracciamenti che ci faranno in realtà andare a perdere qualcosina. Rimaniamo sulla nostra strategia di lungo termine, ovvero crescita del settore cripto, proprio per effetto di ciò che sta succedendo nell'economia tradizionale, ovvero inflazione alta e fallimenti bancari che non fanno altro che dare linfa al settore delle criptovalute. Bene, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti per quanto riguarda la performance di Bitcoin ed Ethereum, magari mettendo anche le vostre previsioni per quanto riguarda il prossimo ciclo di halving, e condividete questo video. Se non l'avete ancora fatto, inoltre, vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!